Incensurato, senza aver mai subito condanne, nonostante sia rimasto coinvolto in varie investigazioni. Antonino Smiraglia, l'imprenditore 52enne a cui ieri la DIA ha sequestrato beni per un valore di 3 milioni e mezzo di euro, è però, secondo la procura, un professionista concretamente legato alla criminalità organizzata attiva nell'area nebrodea barcellonese, in particolare alla famiglia di Mistretta. Ed è proprio grazie a questi legami affaristici che Smeriglia avrebbe ottenuto, secondo la procura, attraverso le sue imprese, commesse pubbliche i cui introiti avrebbero in parte rimpinguato le tasche di Cosa Nostra. A dirlo ieri in conferenza stampa il sostituto procuratore Angelo Cavallo e il dirigente della sezione della DIA di Messina, Renato Panvino. Nel giorno dell'anniversario della strage in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, le parole espresse ieri dal capocentro DIA Panvino sono un omaggio a Falcone e Borsellino, che intuirono come per arrivare alla mafia dovessero seguirsi i flussi di denaro e per tagliare le gambe ai gruppi mafiosi fosse necessario aggredire i patrimoni illeciti. Il successo conseguito con indagini come questa dallo Stato tramite l'azione sinergica delle sue articolazioni è proprio quanto i fondatori della DIA, i giudici Falcone e Borsellino volevano, perché conclude sottolineavano quanto sia determinante seguire il denaro per colpire la mafia svuotandone le casse.